Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Che Pasqua e Pasquetta, vogliamo il sole, vogliamo uscire, abbiamo voglia di fare tante cose e insomma vi portiamo come ogni mercoledì in Langheroero e Monferrato. Lo facciamo questa settimana grazie proprio a Visit Langheroero e Monferrato con Francesca, che è una blogger. Lei ha Languorino, così si chiama il suo blog, e ci racconta un sacco di cose che possiamo fare proprio durante Pasqua e Pasquetta. Francesca, benvenuta su GRP, ciao! Ciao Francesca, ma che gioia parlare con voi delle mie amate colline, grazie. E noi siamo contenti perché io so che hai in serbo un bel elenco di cose, tra l'altro, da fare molto molto belle. Allora, dicevamo fuori onda che in realtà ce ne sarebbero tante altre, ma la gente ha talmente tanta voglia di uscire che metà degli eventi sono sold out, tutto esaurito, tutto finito, terminato, vero? Vero, vero, infatti io ho fatto per bene i compiti, stamattina ho riguardato tutto, visto che gli eventi che vi segnalo sono ancora disponibili, prenotabili. Esatto, e quindi se vi incuriosisce il tutto di decidervi al più presto. E come diceva, c'è tanta voglia di autenticità, cose semplici, stare all'aria aperta e ovviamente Langheroero e Monferrato sono la meta perfetta. Certo. Direi. Io parto subito proprio a bomba, vai, dove andiamo? Partiamo con Roero, dove è possibile fare per esempio una bellissima degustazione in terrazza della famiglia Moretti, su questa terrazza affacciata su boschi e vigneti della famiglia Baiai, che in realtà uno arriva ospite e torna praticamente, va via che è un familiare, ecco, a tutti gli effetti. Poi da lì ci spostiamo, soprattutto se siamo famiglia con i bambini, e andiamo nel parco del castello di Monticello, che è bellissimo, che per Pasquetta ha preparato proprio dei kit di gioco per i bambini e delle dolci sorprese. Che bello! Già mi immagino il cestino in vimini con la tovaglia a quadrettoni bianca e rossa, insomma quelle cose lì che fanno Pasquetta, che fanno picnic, ecco. Poi il castello è meraviglioso, si può visitare, quindi insomma proprio una visita a 360 gradi. Ci spostiamo nelle Langhe, andiamo a Serralunga d'Alba, dalla Proloco, attivissima, che preparano per un piccolo prezzo dei cestini, te li consegnano, puoi prenderli, stare all'aria aperta, andare in mezzo alle vigne e goderti le colline. No, e vabbè, ma è bellissimo, meravigliosa questa cosa. E poi sempre nelle vigne andiamo in un posto storico, che invece questa volta è nel Monferrato da Braida, e anche loro un cesto pienissimo di cose buone, in più i vini dell'azienda, che per l'appassionato deve assolutamente conoscere, se non lo conosce già, perché il fondatore Giacomo Bologna era proprio colui che ha inventato la Barbera, tant'è che era chiamato il re del mosto, e quindi una tappa imperdibile per gli amanti del vino. Ci spostiamo invece per gli amanti del formaggio, perché ovviamente li copriamo tutti. Certo, certo. E ci spostiamo da Barbara Lorenzo, che hanno un negozio di formaggi in centro ad Asti che si chiama Borgo Affinatori, ma loro hanno la cascina dove stagionano i formaggi, e nell'aia della cascina hanno organizzato una giornata piena di musica, cose buone, dove si può fare un pranzo itinerante, e anche qui veramente è imperdibile sia da mangiare, divertirsi, ma anche visitare. Ma che bella, guarda, mi hai fatto venire un languorino e soprattutto mi hai fatto venire voglia di prendermi un cestino e riempirlo di cose buone, insomma, di quella zona. E infatti tra me e me ridevo, perché dicevo alla fine in tutti c'è cibo, ma d'altronde siamo nella terra del cibo e del vino, che vuoi fare? No, esatto, scusami, ci tocca. Qualcuno dovrà pur farlo questo sacrificio, insomma. Esatto. Allora, per altre notizie potete seguire Francesca nel suo blog, si chiama Languorino con l'H, perché sta per Langhe e la parola, l'unione del languorino, giustamente. Esattamente, giusto? Esattamente, proprio così. Sì, poi ci sono tutti i link per prenotarsi. Certo. E trovate poi tutto lì, va bene. Grazie Francesca, sei stata gentilissima, a risentirci prossimamente, e intanto ringrazio come sempre Visit Langheroero e Monferrato. Ciao! Grazie, ciao Francesca. GRP.